L'imparatore sappia riparare il quarzo fasico. Almeno questa missione si preannuncia semplice. Huh. Non so nella tua dimensione, ma qui le cose non vanno mai come dovrebbero. L'improvvisazione è un talento da imparare in fretta. Io sono un vero maestro dell'improvvisazione. Non vedo l'ora di vederti in azione. Rimettiamo in sesto il quarzo fasco. Spero che il riparatore sia bravo come dicono io. Già, lo spero anch'io. Sembra fuori servizio. Sono le conseguenze di un attacco. I centri di produzione devono sempre difendersi dai banditi. O dai pirati. Forse uno dei Ballard in città sa dove trovarlo. Conoscono questa zona come le loro tasche. Mi auguro che siano più ospitali dei Ballard della mia dimensione. Come brilla. Scusate, qualcuno sa dove possiamo trovare il riparatore? Sembrano fin troppo caldi. Posso parlare? Devo difendermi dal prossimo attacco. A riparare cose? Sì! Ah! Ottimo lavoro con la caccia agli occhi, Abbott! Altri 5 e Miss Turcon ti costruirà un'arma spettacolare! Quanto del fato è disponibile? Devo aggiungere altro? Sempre a tua disposizione! Nuovi turisti? Oh, benvenuti nel gioiello della galassia! Fate buone ferie! Sapevate che Molonot vuol dire paradiso in pattumese?
Il riparatore si trova qui? Beh, assolutamente sì, bel tipo, affascinante ed è single, se uno di voi interessa. Si dice che possa riparare il quarzo fasico. Quarzo basico, tutti i quarzi, lui ripara tutto. Ma, avevamo un problemino con i pirati e gli abbiamo chiesto aiuto perché, beh, lui è bello grosso, ma dopo un inizio di poco scoppiettante si è rotto. Forse possiamo aggiustarlo noi. Sono certo che voi due lo rimettereste in piedi in un molo secondo. Ma i pirati hanno distrutto l'unica via d'accesso, per cui vi servirà una saltafionda. Oh, e ne ho vista una delle barche di fusione più avanti. Che fortuna! Quindi, una volta finito, vuoi accompagnare Ratchet nella dimensione dei Lombax? Credo di sì, ma Ratchet non è sicuro. Forse ha paura che... Aspetta, paura? Paura di cosa? Complicato. Ah, senti, se lui non ci vuole andare, ci vengo io. Giungerle. Allora dovremo improvvisare. Ci porterà oltre il baratro. Ma è enorme! Già, e neanch'io sono attratto dal nome, ma dobbiamo trovarne una alle vasche di fusione. Tenta! Saltafionda in una vasca di fusione. Forse ha qualcosa a che vedere con i prepensionamenti degli ultimi tempi? Per fratture multiple, magari? Oh. Facile! Una fenditura! Che te ne pare, eh? Davvero notevole. Muori dai piedi! Non è stato bello. Occhio al salto! Oh mamma! Questo sistema di rotelle non sembra molto sicuro. Tieni duro! Porta direttamente alle vasche di fusione! Io ho paura di finire dentro una vasca di fusione. Accidenti, Fiodorino! Buongiorno! Ragazzi! No. Ma partiamo, andiamo all'arrembaggio. Arraffiamo di tutto, facciamo trambusto il riparatore di stucco. Ehi ragazzi, questo è utile. Di fatto è sicuro che non è futile. Il destino ci ha fatto incontrare di nuovo, ma Petite Rivette.
Perché il destino ama prenderti a calci nel sedere. Yoho! Compagni filibustieri, all'attacco! Oh, mamma, i pirati fanno razzia. A dirottarmi. Non devono prendere la salta fionda. Voglio sfruttare i vantaggi dell'altezza. Buona idea. Attivate gli scudi, turna! Scudi? Salta fionda è nostra! Ora basta superare quel baratro secco di pirati e trovare il riparatore. Oh! Ah, la mia schiena! Dai, metterti tra i pirati e il loro bottino! Peggio! Se Molonot è coperto di immondizie, cosa sperano di trovarci? Per i tesori sepolti, un pianeta di rifiuti è l'idea. Bomba spende cara la pelle! Lotta senza quartiere! La nostra... Che tenacia! Shoot it down! Questa storia è una noia mortale fino al vostro arrivo! Quindi, versi di cuore! Sì, certo, ridi pure, Pierre. Se ci vuoi l'altra per girarmi un po'. Quanti sono i pirati di fuori? Forse il riparatore può darci una mano. Occhio ai fulmini, gente! Ma a dirla tutta, ce la stiamo cavando bene anche da soli.
arriviamo. Le tue intromissioni sono alquanto seccanti, Rivet. Perché continui a intralciarmi? Hai mai pensato che potresti essere tu a intralciare me? Temo di no, perché sono io il protagonista di questa storia. Ale, 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 via! Dobbiamo ballare? Assolutamente no! Propongo di abbandonare la nave. Proposta accolta! Ben fatto, Lattina! Spero di non vedere più un pirata in tutta la mia vita. Credo tu possa permetterti quella bellezza. Ora possiamo raggiungere il riparatore.
Non mi aspettavo affatto che il riparatore fosse un robot gigante. Forse è un gigante gentile quando non combatte in fiera. Non mi fido troppo dei robot giganti, ma vedremo. Che ne dici? Ci divertiamo? Potresti convincermi. Di prendere un ultimo sparafalce. Sì, è ancora strano. Strano, ma affascinante. Ok, ora il riparo. Ci siamo quasi! Shalom, Bax! Pier dice che vogliono riparare il riparatore! Ripariamogli la bara! Pagherai per aver affondato la nostra nave! Mano alle armi, ciurma! Fascina il riparatore! Passiamo! Qui c'è un'ottima copertura! E credo anche di poterli attaccare facilmente... Manda chi vuoi, Pier! Aspetto solo che tu scenda qui e mi affronti di persona! Mettervi nel sacco è stato più facile del previsto! Poiché riparare il riparatore è una impresa folle! Stavi dicendo qualcosa, Pier! Non ti stavo ascoltando! Come farò senza la mia più grande nemica? Per fortuna non... Riparo al riparatore! Adorabile zaino saputello, non avete speranze! Zaino saputello... Non siete tanto bravi, eh? Non tirare in mezzo anche me! Io sono solo il volto di rappresentanza!
Qui c'è un'ottima copertura. E credo anche di poterli attaccare facilmente sui fianchi. Speravi di svignartela così facilmente? Manda chi vuoi, Pierre. Aspetto solo che tu scenda qui e mi affronti di persona. Mettermi nel sacco è stato più facile del previsto. Poiché riparare il riparatore è un'impresa folle. Stavi dicendo cosa, Pierre? Non ti stavo ascoltando. Come farò senza la mia più grande nemica? Per fortuna non dovrai scoprirlo. Riparatore, niente più saccheggi sul pianeta. Zaino Saputello, non avete sperato! Zaino Saputello! Non siete tanto bravi, eh? Non tirare in mezzo anche me! Io sono solo il volto di rappresentanza! Pierre ha capito l'antico. Basandomi sulla mia esperienza, non vado. Il riparatore è andato! Non posso... fermarci. Siamo troppo vicini al riparatore. Attenzione! Ridurti in cenere sarà un onore. Non ficcherai mai più il naso. Gli apparacci di Pierre. Bel colpo. Appena pensato. Quarzo fasico non fosse riparabile? Allora saremmo in guai seri, ma ora non ha senso preoccuparsene.